scuola primaria, la scuola media di indirizzo musicale, dove diventa alunna del maestro Armando D'Esposito. In questi anni Federica, oltre a prendere parte a manifestazioni musicali organizzate dalla scuola, si esibisce in altri contesti, mostrando già sicurezza e grande musicalità. Parallelamente agli studi liceali, segue i corsi preaccademici sempre con il maestro D'Esposito, preparandosi all'ammissione al conservatorio. Supera a pieni voti l'esame che la porta ad essere, con un anno di anticipo, alunna effettiva del Conservatorio Statale di Musica Domenico Cimarosa di Avellino. E non avendo però completato ancora gli studi liceali, si trova a gestire ore di lezione a scuola di mattina e corsi accademici ed esami di pomeriggio. Ciò nonostante termina brillantemente sia il liceo che il primo anno accademico. Attualmente frequenta il terzo anno del Conservatorio ed è alunna del maestro Adriano Walter Rullo. Numerose sono le esibizioni di questa giovane musicista, sia da solista che in formazioni da camera, che continuano a riscuotere unanimi consensi. Da quest'anno è entrata a far parte dell'orchestra plettro della Penisola Sorrentina, diretta dal maestro Michele Di Martino. Signore e signori, Federica Scala. Benvenuta Federica. Federica inizia il suo concerto con una composizione di Federico Moreno Torroba, che è stato un compositore spagnolo vissuto a cavallo dell'Ottocento, cioè è nato a fine Ottocento, ma poi ha vissuto quasi tutta la sua vita nel Novecento, ed è stato un compositore spagnolo che ha dato una grande spinta al genere della zarzuela, che è un genere lirico-drammatico spagnolo, facendolo conoscere un po' in tutto il mondo, internazionalizzando un pochettino questo genere. Tuttavia è ricordato principalmente per le sue composizioni per la chitarra. E stasera ascolteremo la sonatina in La, che è una composizione in tre movimenti, in tre tempi, quindi sentirete Federica suonare tre parti, ma in realtà costituiscono un unico brano. Signore e signori, Federica Scala.